Bene, buongiorno. Iniziamo la seduta del Question Time e come al solito andiamo un po' nell'ordine che ci è concesso dai consiglieri e dagli assessori presenti in aula. Pertanto vi indico come primo oggetto quello al numero uno, appunto. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere Solinas all'attenzione dell'assessore Chianella sul tema intendimenti della giunta regionale ai fini dell'attivazione di un servizio di orario integrato relativamente a tutte le linee di trasporto pubblico operanti in Umbria con qualsiasi tipo di vettore. Vi raccomando il rispetto dei tempi. Grazie. Prego consigliere Solinas. Grazie signora Presidente. Buon anno a tutti i consiglieri, approfitto dell'occasione, essendo la prima seduta del 2018. Negli atti di programmazione regionale l'incentivazione all'uso del trasporto pubblico viene individuato quale strumento fondamentale per la promozione dello sviluppo sostenibile e la riduzione del ricorso al mezzo privato, con i relativi effetti sull'ambiente e sulla cogestione urbana. Per i cittadini umbri, per chi è ospite nella nostra regione, per turismo, studio o lavoro, potrebbe rappresentare un importante incentivo all'uso dei mezzi pubblici la possibilità di disporre di un servizio di orario integrato che contenga le diverse offerte di trasporto a gestione pubblica o privata che insistono sulle linee urbane ed extraurbane con tutti i vettori, autobus, treni, traghetti, aerei. In tale ambito sono attivi a livello regionale esperienze positive, quali ad esempio la Pegaso in Toscana, che consente un utilizzo combinato delle diverse modalità di trasporto extraurbano, autolinee, ferrovie e urbano, muoversi in Lombardia con orari e percorsi per muoversi con treni, autobus, metropolitane, tram e altri servizi di trasporto pubblico. Unitamente alla comunità tariffaria, con relativa possibilità di acquistare un unico titolo di viaggio per diversi vettori, la facile consultazione online attraverso un qualunque apparato digitale del complesso delle offerte presenti nel territorio regionale umbro su tutte le linee e l'eventuale possibilità di prenotazione costituisce un indubbio vantaggio per gli utenti ed un'occasione per promuovere l'uso del trasporto pubblico. Quindi, premesso tutto questo, chiedo alla Giunta regionale se intende attivare in Umbria un servizio di orario integrato consultabile online con qualunque apparato digitale relativamente al complesso delle offerte di trasporto a gestione pubblica o privata che interessano le linee urbane ed extraurbane della nostra regione con ogni tipo di vettore, autobus, treni, traghetti, aerei. Grazie. Bene, prego assessore Chianella. Grazie Presidente e grazie consigliere Solinas rispetto alla interpellanza presentata, che ci dà modo di esporre magari in maniera più compiuta, informare più in generale su che cosa si sta lavorando. Con deliberazione della Giunta regionale del 18-12-2017, la numero 1523, la Giunta regionale ha preso atto e promosso la proposta formulata dai gestori Trenitalia Bus Italia inerente un progetto sperimentale di integrazione tariffaria in Umbria, estensione a target commuters con l'offerta commerciale abbonamenti cosiddetta Umbria Go. In realtà è il secondo passaggio che è stato fatto con questa delibera, perché la prima parte era stata presentata ai primi di ottobre e tutte e due le iniziative si rivolgono, diciamo così, a utenti diversi. La prima era finalizzata a intercettazione dell'offerta commerciale turistica, la seconda invece più precisamente è proposta a favore, diciamo così, dei pendolari. Consolidando dal punto di vista della continuità e della compatibilità gli obiettivi proposti appunto con questa fase sperimentale avviata autorizzata con la precedente deliberazione regionale, appunto quella che dicevo prima. Il progetto proposto dai due gestori, consigliere Solinas, Trenitalia S.p.A. e Bus Italia, persegue perfettamente gli obiettivi della programmazione regionale che noi abbiamo elencato anche nel piano regionale dei trasporti, ovvero promuovere un'offerta di mobilità integrata e sostenibile, facilitare all'utenza il raggiungimento dei punti di interesse con i servizi pubblici, favorendo il loro utilizzo
in modalità anche integrata, favorire l'aumento degli utilizzatori dei servizi di DPL e promuovere l'utilizzo dei servizi di DPL sia per spostamenti sistematici che per quelli sporadici, quindi consolidando esperienze già maturate di integrazione tariffaria, costituendo di fatto un ulteriore concreto passo verso un'integrazione tariffaria sull'intero territorio. Aggiungo che entro il mese di aprile le stesse società Bus Italia e Trenitalia stanno lavorando a un portale, un po' sull'esperienza anche di altre regioni che lei elenca nella sua interpellanza, nel caso specifico Toscana e Lombardia. Entro mesi di aprile sarà disponibile online un'apposita applicazione software che permetterà di conoscere gli orari, i servizi integrati di trasporto relativo a tutte le linee urbane e extraurbane della nostra regione con ogni tipo di vettore, quindi autobus, treni e traghetti. Quindi credo che il lavoro che si sta facendo è questo e risponde esattamente alla sollecitazione che l'interrogazione comporta. Grazie Assessore. Consigliere Solinas, se vuole replicare. No, si è dichiara soddisfatto della risposta del nostro Assessore. Adesso passiamo all'oggetto numero 138. È un'interrogazione della consigliere Casciari rivolta all'assessore Barberini. Necessità che venga garantita parità di opportunità a tutte le persone con disabilità, comprese quelle che intendono ottenere la patente di guida. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Sì, grazie. Buongiorno. Questa è un'interrogazione che ho voluto sollevare visto che sono emerse delle recenti notizie di cronaca che hanno riportato una grave situazione che si è venuta a creare nei confronti di una giovane ragazza, una neodiciottenne con una disabilità fisica, è una ragazza affetta da condroplasia, che è residente nel comune di Gualdo Tadino, che ha, nonostante abbia una idoneità alla guida certificata dall'apposita commissione medica e nonostante abbia superato brillantemente l'esame teorico per la patente di guida, la neomaggiorenne si trova ad oggi nell'impossibilità di fare pratica perché non è riuscita, per tramite delle autoscuole e neanche per i soggetti interessati, a trovare un'automobile adattata alle sue necessità, che sono quelle prescritte dalla commissione medica stessa. E naturalmente la Convenzione ONU, che anche questa Assemblea legislativa ha fatto proprio, sia all'articolo 3, dove si promuove naturalmente l'autonomia individuale, ma anche all'articolo 19, dove sancisce per tutte le persone un accesso, un pari accesso ai servizi, alle strutture destinate alla popolazione generale. E considerato anche doveva risultare essere disponibile un'autovettura di proprietà della provincia di Perugia, che veniva messa a disposizione delle scuole guide del territorio che ne facevano richiesta proprio per fare pratica di guida alle persone con disabilità. Purtroppo, almeno a sentire l'autoscuola e la ragazza e i suoi familiari, questa autovettura non è idonea alle prescrizioni del caso e non è nemmeno adattabile in breve tempo. Addirittura leggiamo sempre la risposta che gli è stato dato che ci sarebbe stata un'automobile disponibile nella provincia di Terni, ma pronta, secondo appunto le prescrizioni che gli sono state imposte, fra un anno. Nel frattempo la ragazza è scaduta il famoso patentino rosa, quindi è nella condizione di dover riscriversi di nuovo e ripetere anche l'esame di pratica. Questa difficoltà naturalmente oggettiva è lesiva non solo dei diritti di in questo caso di una giovane neodiciottenne che ha comunque sostenuto le spese per l'iscrizione alla scuola guida e anche per sostenere la prova teorica e come tanti altri vorrebbe vedere concluso il suo iter per l'ottenimento della patente di guida senza doversi sobbarcare, così come gli è stato suggerito, il costo dell'acquisto e o l'adattamento di un'auto per sostenere la prova di guida. Chiedo appunto alla Giunta se è venuta a conoscenza di questo problema e se ci sono delle risposte, delle situazioni con le quali poter aiutare lei e come lei tanti altri neodiciottenni in condizioni simili per sostenere l'esame pratico di guida. Grazie. Grazie, prego Assessore Barberini.
Sì, grazie. La questione che è sollevata nell'interrogazione è nota all'assessorato, anche proprio perché è riportata da organi di stampa. La materia è chiaramente non di pertinenza, di competenza specificatamente della Regione, ma non per questo ci siamo sottratti a un preciso compito per cercare di chiarire, di intervenire e provare a risolvere la questione. Dopo l'abolizione delle patenti F alla persona con affette da disabilità che vogliono guidare e conseguire il titolo, la patente, il titolo abilitativo, possono essere rilasciati patenti nelle diverse categorie A, B, C speciali. Per ottenere questo, il rilascio di una delle patenti speciali, la persona con disabilità deve sottoporsi a una visita di idoneità presso la commissione medica. Commissione medica che individua le caratteristiche, le difficoltà, le disabilità, e sulla base di quello individua e detta determinate prescrizioni. Ottenuto il certificato e quindi il foglio rosa, la persona può prepararsi per gli esami teorici e pratici, e per ottenere, appunto, come nelle altre situazioni, come nelle altre le patenti generiche. Per quanto riguarda il caso specifico, nel caso nella provincia di Perugia, mette a disposizione di tutte le autoscuole operanti nel territorio provinciale un'autovettura ad uso gratuito, opportunamente adattata all'uso di scuola guida per soggetti con disabilità, a fine di permettere loro il completamento del percorso previsto per il conseguimento della patente di guida, e assicurare quindi godimento del diritto alla mobilità. Nel caso specifico, la provincia di Perugia ha un'autovettura, una Fiat Punto, che è dotata di cambio automatico, doppi comandi, adattamenti intercambiabili per conseguire la guida ai portatori di handicap, sia per arti inferiori che superiori. Nel caso specifico, però, da notizie acquisite, nel caso di specie l'autoveicolo che è in possesso, l'unico veicolo in possesso della provincia di Perugia che viene messo a disposizione delle autoscuole, non era adatto al superare la disabilità della ragazza che ha richiesto la patente. Per tale ragione ci siamo attivati, abbiamo richiesto intanto alla provincia, all'ufficio mobilità della provincia, di provare a trovare delle soluzioni alternative che in via provvisoria sembrerebbe siano state trovate. Nel caso specifico, però, è chiaro che è assolutamente necessario trovare una soluzione diversa, che sia in maniera anche più strutturale, che renda possibile il conseguimento dell'esame e delle guide senza ricorrere a soluzioni private o soluzioni transitorie che non danno ovviamente una risposta di tipo strutturale. Però nel caso specifico sembrerebbe che la soluzione sia stata trovata grazie, appunto, a una collaborazione anche con soggetti privati che hanno messo a disposizione questa autovettura con i comandi servivano per poter effettuare le guide e il test finale. Grazie assessore. Consigliere, anche la consigliera Casciari si ritiene soddisfatta della risposta. Soprassediamo quindi alla replica.